Ma dove stai andando? Ma vieni con me, dove mi stai portando? Non ti preoccupare, vieni. Avanti, dove sei? Sei già andato? Qua sono, e andiamo al reparto profumi, dai. Avanti, andiamo. Me lo dici perché mi hai portato qui? Perché devo fare un regalo. Per chi? Per me. Ah, devi fare un regalo per te e chiedi un consiglio a me. E certo, magari tu mi sai consigliare per un profumo buono. Bravo, così io ti do un consiglio e poi tua moglie si arrabbia con me. Va bene, Salvo, dato che tu non mi sai dare nessun consiglio, io chiedo ad Alexa. Ma Alexa dov'è? Qua, non la vedo dove. Qua. Alexa è dappertutto. Alexa, ciao, sono arrivato da Mabu. Non sai dove sei? No, Mabu nel senso no, Mabu dove sono? Mabu è il nome del negozio, capito? Cosa devi comprare? E devo fare un regalo. Un regalo per chi? Per me. E vuoi da me un consiglio per te? Hai visto che anche Alexa la pensa come me, preciso. Ma che vi siete messi d'accordo tutte e due? È intelligente. Alexa, devo comprare un profumo buono. Vuoi un profumo all'uovo? Schifo, no, profumo all'uovo. No, no, Alexa, un profumo per uomo. Ok, ti consiglio un profumo per uomo all'uovo. Ancora con questo uovo, no? Senti, c'è qualcuno che lavora qua, giusto? Penso proprio di sì, ah, allora, andiamo, dai, dai. Profumo all'uovo. Dove perché? Stai andando? Vieni. Allora, vediamo qua. Ma questi sono profumi per donna. Allora vado da là. Vieni, Salvo, vici, la signorina che è precisa. Ho visto. Grazie, molto gentile, arrivederci. Sì, molto gentile, ti sei dimenticato, Alexa, le chiedo scusa. Hai visto? Alla fine il profumo l'ho trovato. Non avevo dubbi, perché anche il profumo di Mabu è tutto un programma. Ma poi si sente da qui che è un profumo buono. Allora, hai visto che hai scelto il profumo all'uovo? Ancora con questo uovo! Per favore, Alexa, ci manchi solo tu. Andiamo, il programma sta cominciando. Buonasera e un abbraccio forte, come io amo dire, cu tuttu cori. Sono però un po' in difficoltà perché oggi doveva cominciare sulla nostra emittente un nuovo programma, il programma di Manfredi Diliberto, artista che io stimo molto, ma di Manfredi Diliberto si sono perse le tracce, non so dove si trovi, non so dove sia. Piuttosto voglio fare un appello al nostro regista: sai dove si trova Manfredi? Voglio parlare alla produzione, avete notizie di Manfredi Diliberto? Salvo, per piacere, sto male, continua. Ho capito, ma io non posso continuare. Vecchio, sei bravo, conduci. Ma sarò anche bravo come dici tu, ma io non sono un mimo, non sono un trasformista, sono un conduttore. Salvo, ho mal di testa, mal di schiena, ma che cosa ho? Questo mi dispiace, non è che sono medico, non lo so cos'hai. Ah, non lo so? Non lo so. Allora che fa? Chiedo ad Alexa. Del resto tu chiedi sempre ad Alexa, quindi vai. Alexa, ho mal di testa, mal di schiena, ma che cosa ho? Hai il ciclo. No, come il ciclo? No, scusami Alexa, tu sei anche precisa, però il ciclo lui, no, Salvo, per piacere, devo tornare a casa, sto male, ho il ciclo, continuato. Ma che hai il ciclo? Dove vai? Ma chi lo fa il programma? Ma insomma, del resto mi hanno detto che quello che sta per cominciare è tutto un programma, quindi buon divertimento, ci vediamo dopo. Got you crying, feeling sore, going this way, going that way. Se al mondo non c'è uno che è beh, ti fa svagare. Son qui io per te, so quello che ti fa scordare. Se la moglie ti strilla, il marito ti assilla, non c'è chi ti fa calmar. Son qui io per te, son quello che vi farà amar. Son la stella che brilla, son la tua camomilla, e con me ti puoi anche rilassar. Son la tua medicina, la tua bollicina, stappi in aria dalla TV, ti faccio sganasciare. Se ti arrabbi perché un motivo non c'è, ti stai a imbronciar. È tutto un programma, adesso ti leva lo stress. È tutto programma e ti sta a rilassare. È tutto programma e ti stai a svagare.
è tutto programma e lo stai a guardare adesso. E dillo che tutto il tuo stress. Guarda quante cose ci sono qua da lavare. Allora. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Guarda quante cose ci sono da lavare. Oggi è giornata dedicata alla lavata dei vestiti. Bravo, è giusto igienizzare. Così facendo eviti di contrarre virus e germi. Sì, lo so, ma io prima devo capire come si fa a lavare, perché non è che sono io, diciamo, ferrato con la tecnologia, che so usare tutte le lavatrici di oggi, tutte tecnologiche. Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante. Le lavatrici sono al passo coi tempi. E lo so, Alex, il problema è proprio questa tecnologia che va avanti, che io non ci sto appresso. Ora, io devo lavare questa magliettina, la infilo alla lavatrice. Quale programma devo impostare? Dipende, cosa c'è scritto sull'etichetta della maglietta? Made in China. Sei un cretino. Che qua c'è scritto made. Mi sento stanco. Hai lavato i vestiti? Sì, li ho lavati, li ho lavati. Hai steso i vestiti? Sì, li ho stesi. Hai lavato con il detersivo? No, capisci. Infatti dentro la lavatrice c'è l'omino bianco che è tutto un bianco. Così vado al televisore con mia moglie, è un amore asintomatico, asintomatico. Non usciamo, non ci va, noi in disco non ci andiamo e non c'è niente che non ci può cambiare. Ehi, amo. Che c'è, amo? Ma che faccia la facciamo? Una passeggiata. Una passeggiata? Mi devo vestire, mi devo mettere le scarpe. Mi devo giocare. Fottetene, facciamo un'altra volta, va. Ma magari una sera ti vai a coricare truccata, così l'indomani mattina già sei pronta. Ehi, amo. Che c'è, amo? Oh, sai, stamattina mi era venuta voglia di andare a fare footing. E sei andato a correre? No, mi sono coricato sul divano aspettando che mi passasse la voglia. Mi pareva, Sean. Beato tu! No, io sono costretto a stare qua da un po' di tempo, mi devo nascondere. Vabbè, poco, 30 anni. Sì, no, ma io non mi lamento, anche perché sono qua in buona compagnia con il figlio di mio fratello, Antonio, te ne ho parlato. Un bravo ragazzo, mi fa tutto, dalla spesa a si occupa degli affari di famiglia. È un ragazzo intelligente, perspicace, sveglio. Antonio! Capo, gliela posso chiedere una cortesia? Lei non mi deve chiamare col mio nome. Antonio, che c'è dicendo? No, perché ieri mi ha chiamato 3 volte e mi sono dovuto fare 6 tamponi. Antonio! Allora, ti deve... Non toccare niente, deve fare solo quello che te dico io, che oggi è una giornata calda. Accendo il condizionatore, capo. Ma che c'è dicendo, Antonio, che c'è dicendo? È il tuo primo giorno di lavoro, non mi combinare in chiappe. Innanzitutto vai a prendermi il ferro. Ok, capo. Ecco qua, capo. Io ci tengo a fare bella figura, a fare le cose a puntina, a fare le cose perfette, Antonio. E infatti questa è roventa, per chi non si accontenta. Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? Allora non devo stirare più. Ma vedo... Te ne devi andare. Ma che c'ho? Fratello mio, ma che c'ho fatto? Ma che t'ho fatto? Sto malamenciata! Siediti! Cosa ti rilassa? Siediti! È nervoso, capo! Grazie! Qua! Allora, dobbiamo fare un lavoro fatto bene. Devi andare in via dello scannatoio.
e lì troverai un'attività che ha carne e troverai quel pezzo di porco. Ecco, quanto la devo prendere? Mezzo chilo, c'è qua, e quanto ne vuole? Sì, compra due costolette d'agnello e tre involtini. Lì c'è Pippo, detto Ciccio Bello. Tu lo vedi perché è in carne. E c'è, tu capo la vende e noi male che la carne. Lo fai uscire fuori e lo deve fare secco. Va bene, capo, ci penso io, non si preoccupi. Allora signora mi dica, 10 hamburger ha detto, ok, 10 hamburger, poi ci sono degli involtini buonissimi. Oh! Quante steak ne vuole? 5, 6, 6 steak, quanta... E poi abbiamo del... Oh! Che cosa vuoi? No, niente, due costolette d'agnello. E allora vedi che c'è un turno, vai in giro! Dilla! Dilla! Signora mi scusi, allora eravamo una scappina. Papà, andiamo! Andiamo! Antonio! Com'è finita con Ciccio Bello? L'hai fatto secco. Ma quando mai, capo, è stato difficilissimo. L'ho dovuto portare dal dietologo. Il dietologo ha detto che deve fare dieta ferrea, deve fare palestra, deve fare il tapirulà e forse fra 6 mesi può perdere 4 kg. È un malamenchiata. Che c'è, capo? Mi ha chiamato, qua sono. E tutto programma e lo stai a guardare adesso. E dillo che tutto corre. Mi si rompono tutte cose, mi si rompono. Alexa, mi si è rotta l'asciugacapelli. Non è che hai possibilità di ordinarmelo che mi arriva a casa, tipo con il corriere. Certo, aspetta. Te lo ordino subito su Cacazon Prime. Cacazon Prime? E chi è? Nuovo? Sono il corriere di Cacazon Prime. E si sa, con noi le cose arrivano Prime. Pronto? Sì, salve, sono il corriere di Cacazon Prime. Salve, è a casa? No, perché le devo consegnare un pacco. Perfetto, così le garantisco la rapidità del servizio, va bene? E se sa, con noi i pacchi arrivano Prime. Allora, vediamo dove sta questo. Via Roma. E dove sta Via Roma? Vabbè, meno male che ho il navigatore, così. Allora, impostiamo il navigatore. Ciao, sono il navigatore. Ciao, buongiorno. Allora, dovrei andare in Via Roma. Mi dispiace, non sono di qua. Come non sono di qua? Ma chi significa? Chi? Ehi, navigatore? Ciao, sono il navigatore. E fino a qua ci siamo. Hai bisogno di trovare una via? Sì, tu non è che ti ho acceso per avere compagnia. E noi ma... Allora, io devo andare in Via Roma 675. Puoi prendere qualunque strada. Come posso prendere qualunque strada? Ma che significa? Si sa, tutte le strade portano a Roma. Il telefono. Questo è quello che sta aspettando il pacco. Pronto? Pronto? Mi scusi, io ancora sto aspettando a lei. Sì, lo so, è che c'è un po' di traffico. Vuoi le novità sul traffico? No, non è questo, non mi interessa. Ah, non le interessa quello che dico? No, non c'è, non è che non mi interessa quello che dice lei, non mi interessa quello che dice lui. Ma lui chi? Non ho capito. Lui, quello che parla. Ma lui chi è? Come mai? L'hai portato con te? Il suo ruolo, mi spieghi qual è? Stiamo facendo tutto Renato Zero, stiamo facendo. Imposto musica, Renato Zero? Non mi interessa Renato Zero. Guardi, io ho pagato perché i pacchi arrivino entro un giorno. Guardi, lei ha perfettamente ragione, però io le garantisco che lei si è affidata a un professionista del settore. Vabbè, che tra l'altro le strade le conosce tutte. Vabbè, sto arrivando. Vabbè, il navigatore qua a me non mi dà aiuto. Chiediamo a Siri che forse è meglio pure del navigatore. Allora, ehi Siri! Ehi,
e io dovrei andare in via Roma 675. Vuoi che ti racconto la storia di Roma? No, no, la storia di Roma. Io devo andare in via Roma, capì? A consegnare un pacco in via Roma. Stai portando un pacco a Roma? Sì, oh papa, sto portando. Ma perché non mi capisce nessuno? I miei capelli sono sempre stati un problema. Prurito, forfora. E più li lava... Dove? E più li lavavo e più li perdevo. Con Shampoo Super Capelli hai risolto i tuoi problemi. Vedrai ricrescere i tuoi capelli in sole 2 settimane. Basta applicare un po' di shampoo sulle mani, strofinare bene sul cuoio capelluto, risciacquare ed ecco fatto! E tutto programma lo stai a guardare adesso. E dillo che tutto corre. Non so più cosa fare. Vorrei dimagrire. La notte non riesco a dormire. A pranzo mangio un'insalatina leggera. E poi la notte non ci vedo più dalla fame. La mia testa è sempre lì, al cannolo che infrigo. Mi convinco di essermi alzato per bere un po' d'acqua, ma tanto lo so che sto per prendere il cannolo. Questa è l'ultima volta che mangerò cannoli. Da domani compro la cassata. Basta, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettermi a dieta. Prego, si accomodi. Salve, buongiorno. 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 È che forse ho sbagliato, devo andare al piano di sopra. Ma mi scusi, lei chi cerca? E io cerco il dietologo. Io sono il dietologo, dottor Porcelli, piacere. Ah, lei è il dietologo? Il dietologo. Siamo sicuri? Che... Sicuri? No, no, perché mi pare strano. Dico. Se lei è il dietologo. Il dietologo. Qualche problema? No, 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 dottore, è che mia moglie mi ha detto devi andare dal dietologo perché tu devi dimagrire. Senza offesa, dottore, ma lei che dovrebbe fare la dieta a me? Ma scusi, ma lei mi vede grasso? Io? No, dottore, un grissino. Un grissino? Vabbè, un pacco di grissino. Mi leve una curiosità, ma lei perché vuole perdere peso? Come perché uno vuole perdere peso? Perché per essere più agile. Agile? Agile. Mi guardi. Le sembra che io non sia agile? No, agilissimo. E quindi a che cosa serve? La dieta. A niente, fottete, a sapere io manco veniva. Lei mi vede agile? Agilissimo, dottore, complimenti. Anzi, lo sai che cosa faccio io allora appena arrivo a casa? Appena mia moglie mi dice devi dimagrire. Lei che cosa fa? Ci dico, sono agile. 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 Complimenti per i consigli, bellissimo. Arrivederci. Agile. Bravo. Agile. Agile, dottore, grazie. Agile. Agile. Amici di Tops of the Socks, cari amici di Tops of the Sloths, Tops of the Cox, Socks, Lops, Tops,
Vabbè, anche oggi è la classifica ufficiale. Al primo posto troviamo la famosa canzone del rappresentante di lista Saluti Soldi Ciao Ciao. Ecco voi. Tops of the cock. Touch. Touch. Top. 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 Ehi bollette, come pago? Io non lo so più. Cosa fai stamattina? Dove vai stasera? Pago ogni giorno finché non affondo. Sono in rovina, rata si avvicina. Minchia, ah, ma cosa pago prima? Allora, devo pagare la luce, il gas e l'acqua. L'acqua, altrimenti un lavo più. E l'affitto lo sto pagando, e la luce è arrivata, che spavento, svenimento, tutto come si pagherà. E siamo tutti in una crisi generale, prendo i soldi e li saluto. Con le mani prendo i soldi, li saluto, ciao ciao. Vado a piedi senza auto, a benzina costa assai. C'è l'affitto, assicurazione e una multa, ciao ciao. Un ternallotto ci vuole culo, paga luce, ciao. 100 euro di acqua, e chi cosa io? L'acquedotto. Secondo me la sto pagando io per tutto condominio. Questo mese è finito, dice sei sparito, ma che vuoi se mi sento esaurito? Vieni con noi, c'è una festa, dimmi quando arriverai. Va bene, esco e vengo là, vengo là. Appena io esco, benzina, devo fare, il ristorante, la festa, il regalo devo comprare. 200 euro ho speso su per giù, era meglio che io unisceva più. È un regalo, 50 euro, ciao ciao. E vado a piedi, a benzina costa assai. E la cena va a fanculo, 70 euro, ciao ciao. Da sta festa con affetto vi saluto, ciao. Ciao, ciao, ciao. No, ma bella sta festa. Dice, ti invito alla mia festa. E poi però la cena la pago io. Bello sto invito, eh. Ah, va, che cos'è arrivato? Ah, la bolletta della luce, vabbè dai, e che sarà mai? Mentre leggo la bolletta della luce, mi travolge una vertigine normale. C'è il rincaro, lo dice pure telegiornale. E basta, non accendo la stufa abituale. Ma che sto pagando pure il riscaldamento globale? E non accendo più la stufa, consuma troppo, ciao ciao. E c'ho le calze per i piedi, ti saluto, ciao ciao. E per la testa, per il petto, c'ho il plaid, ciao ciao. E non mi sento più il culo, ma non pago, ciao. Che c'è? Senti freddo? No, mi sto esercitando per il presepe. Ora aspetti il remaggio e San Giuseppe. Tu scendi dalle stelle, ciao ciao, ciao ciao. Alexa! Ciao! Mia moglie è fuori, appena torna per pranzo, io volevo farle una sorpresa, diciamo, volevo farle trovare qualcosa di buono per pranzo. Non è che mi potessi dare una buona ricetta per colpirla? Ok, ma non farle male. A chi? A tua moglie. Non è giusto colpirla. No, Alexa, colpirla nel senso di fare colpo, no? Non colpirla che aggiungi una botta in testa, capito? Cioè... Sei davvero una brutta persona. Vuoi colpire tua moglie? Non solo voglio colpirla, ma sono pure una brutta persona. Ma chi? È normale. Se vuoi colpirla, sei davvero una brutta persona. Ma chi? Io voglio cucinare per lei! Ah, ottima strategia da serial killer. Prima le cucini e poi la colpisci. Ma perché a me mi ha dato Alexa quella scaduta? Alexa, sente, chatte zitta e non mi dare più niente. Adesso accendo la televisione che ora sta cominciando il programma In Cucina con Pino Chef. La cucina è la mia passione. Sono tre gli ingredienti per una buona cucina. Professionalità, ma pazienza, amore cuoci, beh, c'è ora per fare questa pasta. È la mia specialità, unire la tradizione all'innovazione. Sta cazzo zanzara. Buongiorno la Pino Chef, oggi vi cucinerò qualcosa di buono. Siete pronti? Ma il piatto ve lo svelerò alla fine.
Oggi servirò per voi, alla lunga dell'Oceano Pacifico dell'Ovest, adagiata su sottile lamiera d'acciaio, ricoperta da una spruzzata di citrus limo coltivato biologicamente a Siracusa. Il piatto è già pronto, ecco a voi! Utonno in scatola. Seguitemi per altre ricette. Che cucina oggi Pino Chef? Che bontà con Pino Chef? La Nouvelle Cuisine con Pino Chef spalordirà anche i grandi chef. Le principali notizie di oggi. Regia il foglio. No, non ho il foglio, regia. Datemi il foglio. Che cosa leggo senza foglio? Il gobbo l'avete? Il gobbo. Ah, è sfasciato. Buonasera, sono Pappa Papa di Game News 24. Ecco le notizie di oggi che mi hanno portato il foglietto, quindi è sicuro che le posso. Allora, regia la luce. Regia, se sarà andata la luce. Guardate che sono in diretta. Che cosa devo fare? La luce è tornata, quindi posso. Scusate, è un piccolo problema, non dipendente da noi, ma dipendente da qualche altro dipendente. Buonasera, sono Papà Papa. Le notizie di oggi. Regia la luce, ma che cosa dobbiamo fare? Regia, io capisco che la bolletta la luce per la goccia assai, però dico, i tre giorni lo dobbiamo fare. La luce è tornata, scusate, c'è ancora, perché questo dipendente non è dipendente la luce. Allora, politica. Oggi un incontro tra i vertici dei partiti sulle regioni. Troviamo sul posto il nostro inviato Michele Nonsento. Michele, presente? Ci colleghiamo in diretta con Michele Nonsento, che è già pronto lì, che c'è l'incontro tra i vertici dei partiti. Michele, mi sente? Michele Nonsento? Michele, mi sente? Niente, fottete, facciamo un'altra volta che magari ci sente meglio. No, non lo so. Allora, cercheremo di ripristinare il collegamento con. E scusate, ma oggi ci sono dei problemi tecnici e ci sono altri tecnici che sono venuti qui a risolvere i problemi tecnici. Pensate quanti tecnici ci sono qui. E niente, vabbè, ma tanto noi risolviamo tutto, perché ormai tanto siamo abituati sempre a dirlo. Andrà tutto bene. Botta, che è successo? È caduto il lampadario. Ho capito, perché questa luce che ha fatto che stacca tutto il tempo, ma che va a fare? È tutto programma e lo stai a guardare adesso. E dillo che tutto corre. Buongiorno. Salve, ho sentito parlare che c'è questa Fidelity Card, ma boom, cosa consiste? Sì, certo, eccola qua, questa è la nostra Fidelity Card, è una raccoglie punti in cui ottieni tantissime agevolazioni. Ma io ho sentito parlare anche di un'altra card. Sì, certo, eccola qua, la Young. Ah, io questa perché sono giovane, quindi. Ma no, hai 16 ai 26 anni? Ah, io ho 35, allora che. E allora ecco la tua card. Grazie, arrivederci. Manfredi, ma che ci fai qui? Sono qui da Mabu che ho fatto la Fidelity Card. Devo farla anche io, quella bianca. Eh? Quella bianca tu? Cioè no? Non l'ho fatta io a 35 anni, la devi fare tu. Vabbè, per favore, va. Vabbè, d'accordo, io ho più di 35 anni, ma perché stai facendo così? Perché mi stai trattando così? Con chi devo uscire stasera? È sabato. Ma dico, una bella donna, uè. Vabbè, non lo diciamo a nessuno. Io ho scaricato questa app che si chiama Incontri Vicini. Dice che ti trova le donne a chilometro zero. Vabbè. Allora, vediamo, perché io non sono molto ferrato con la tecnologia. Allora, sì, sono di Palermo. Sì. Oh,
Beh, subito. Allora, Natasha stasera ti vuole conoscere. E andiamo a conoscere sta Natasha. Forza. Alexa, sto uscendo. Vado ad un appuntamento al buio. Ok. Aloce. Ciao, piacere, Natasha. Piacere, ciao. Tu sei? Io sono Manfredi. Ah, Manfredi, via Rapitardi 112. Scusa, come lo sai? Dove l'hai visto scritto? L'ho visto nel tuo address. L'ho visto in internet. Ah, no, guarda, io di internet non ne capisco niente, quindi... Hashtag ma dice varo! Che cos'è il hashtag? Qual è hashtag? Gli hashtag, i trading topics. Tu li conosci i topics? I topics? Io ho la campagna X. E quando passano i topics, io... ammazzo, subtox, stecchitox, olè, utopix. C'è il Manfrecchete, c'è il Manfrecchete, il Manfrecchete. Una matata vuol dire senza pensieri, in pratica tutte te. Allora, oggi devo diventare pelato. Alexa, conosci Manfredi Diliberto? Secondo un partecipante di Alexa Answers, Manfredi Diliberto è un comico youtuber. Grazie, Alexa! Ehi, amo! Che c'è, amo? Ma che faccia la facciamo, una passeggiata? Conosci gli hashtag e i trading topics? No. Ho sbagliato. Buonasera, sono Papà Fava. Vuole del figlio? Che cosa vuoi? Sono un po' di cibo, io non posso. No, so che ci seguite, quindi grazie con tutto il cuore. Hai detto ci seguite, anche ci donna, perfetto. Ci seguite, certo, ci seguite, sì. Oh! Boss, capo, scusa. Ok.
Allora, deve fare una cosa, senza sbagliare, che tu poco fa avevi preso una cosa da bipeta. Vabbè, cioè, allora rifacciamo. Via di nuovo. Vabbè. Via di nuovo, che è meglio. Siamo pronti per registrare un'altra di queste minchiate. Vai. Antonio, com'è finita con Ciccio Bello? L'hai fatto fuori? No, di nuovo, vai, scusa, scusa. Antonio, com'è finita con Ciccio Bello? Scusa. Facendo un pazzino su signor Diliberto. Mi fa venire il nervoso, mi fa pure cambiare le cose. Io mi devo cambiare, mi devo mettere il camice. Signor Diliberto, però è folto, signor Diliberto, mi piace. Shock! Una canzone di dedicata a... Nella prossima puntata. Che cos'è, Pani? Che fa? Sì, sto arrivando. Sì, la strada ce l'ho scritta. Via Maggiallano 45. Ho pagato due volte 11,90 euro. Abbiamo terminato, spero che la puntata vi sia piaciuta e io ne approfitto perché sono riuscito a togliere Alexa dalle mani di Manfredi Diliberto e quindi chiudo in bellezza perché sono io a fare una domanda ad Alexa. Allora, Alexa, ti è piaciuto il programma? Quale programma? Questo programma. Quale programma? Dai, Alexa, è tutto un programma. È tutto un dramma? No, sì, per la verità è stato un dramma, però programma. Diaframma? No, il diaframma mi fa male pensando a Manfredi. Programma. Pentagramma? Sì, vabbè, la musica, che c'entra? Dai, Alexa, è tutto un programma. È tutto sua mamma? Non lo so se è tutto sua mamma, però se è così, povera mamma. Vabbè, Alexa, lascia perdere. Abbiamo terminato. Spero che vi siate divertiti, ma noi torneremo ancora una volta perché è tutto un programma è fatto proprio per regalarvi sorrisi e divertimento con Manfredi Diliberto su TGS, su RTP, sul web e sui social e anche con la partecipazione del signor La Rosa cu tuttu cori. Buonasera e grazie. Ciao Alexa. Se al mondo non c'è uno che è beh, ti fa svagare, son qui io per te, son quello che ti fa scordare. Se la moglie ti strilla, il marito ti assilla, non c'è chi ti fa calmare, son qui io per te, son quello che vi farà riamare. Son la stella che brilla, son la tua camomilla e con me ti puoi anche rilassare. Son la tua medicina, la tua bollicina, stappi in aria dalla TV, ti faccio sganasciare. Se ti arrabbi perché un motivo non c'è, ti stai a imbronciare. È tutto un programma, adesso ti leva lo stress. È tutto un programma e ti sta a rilassare. È tutto un programma e ti stai a svagare. È tutto un programma e lo stai a guardare. Dillo che tutto il tuo stress. Scusami Manfredi, siamo di nuovo da Mabù, perché questa volta ho bisogno io di una crema per uomo. Sì, ma io non è che te so consigliare su queste cose. Ma come, una volta che ti chiedo un consiglio io, tu non mi dai aiuto? Non ne capisco niente io di crema antirrughe, però sai chi c'è che ne capisce più di me? Alexa. Qua, vedi. Alexa è sempre pronta, dappertutto. Allora Alexa, noi siamo qui da Mabù perché io voglio comprare una crema antirrughe. Vuoi una crema per le tartarughe? No Alexa, se Salvo diciamo i tartarughe. No, Salvo aveva bisogno di una crema antirrughe. Se vuoi ti indico dove comprare le lattughe. Ma perché Alexa non capisce? Perché ormai ha un'età pure lei. Alexa, noi siamo qui da Mabù, dove hanno tantissimi prodotti per la cura e il benessere della persona. Quindi Salvo, giustamente, aveva bisogno di una crema antirrughe. Ok, ho capito. Oh, finalmente. Ok, ti indico dove andare a comprare le acciughe. Ma perché a me mandano venduta Alexa quella scaduta? Senti, chiediamo aiuto qui da Mabù. Vieni, vabbè, vieni con me, andiamo.
Grazie, molto gentile. Grazie a lei. Hai visto Manfredi? Del resto, da Mabù ogni prodotto è tutto un programma. E vabbè, l'importante è che hai trovato questa crema antirughe. Certo. Hai comprato la crema antirughe per le tartarughe. Sì, c'ho la tartaruga invecchiata a casa, c'ha bisogno della crema. Andiamo, ci vediamo alla prossima puntata.